Macao è presente qui per leggervi un comunicato redatto oggi. Io non sono un rappresentante, Macao non ne ha. Siamo stati invitati qui oggi alla presentazione delle officine della creatività, quindi eccomi a leggere il comunicato. Scusate se non avremo l'opportunità di rimanere e rispondere alle domande, ma Macao prende le sue decisioni in assemblee pubbliche e proprio ora una è in atto. L'assemblea di Macao ha deciso di non prendere parte all'incontro di oggi indetto dall'amministrazione comunale presso l'ex Ansaldo per discutere l'assegnazione dello spazio in questione. È in atto a Macao un processo costituente che ha tempi di elaborazione e modalità decisionali non compatibili con quelli proposti dalla Giunta. Macao apprezza comunque l'apertura che l'amministrazione pubblica di Milano ha dimostrato, riconoscendo la legittimità di questo percorso. L'appuntamento di oggi pomeriggio coinvolge tutte le associazioni culturali e i soggetti che hanno già richiesto, tramite bando o assegnazione, uno spazio all'ex Ansaldo. Macao non intende sottrarre spazi già destinati ad altri, né guadagnare corsie preferenziali. La proposta dell'ex Ansaldo rischia di innescare una modalità verticistica e competitiva che è incompatibile con la pratica e la metodologia orizzontale e partecipativa che è nella nostra natura. L'amministrazione dall'alto di spazi e risorse, per quanto illuminata, è cosa diversa dall'autogoverno dal basso, diretto e partecipato. Le assemblee continuano ad essere partecipate da centinaia di cittadini, insieme ai lavoratori della conoscenza e dell'immateriale. Oltre ad affrontare la questione legata agli spazi fisici, sono laboratori di confronto, riflessione e autodeterminazione. In antitesi alle politiche di austerità e all'attuale sistema economico e politico in piena crisi, Macao apre uno spazio pubblico di discorso, un processo di costituzione dal basso che riconosce centralità e dignità alle questioni sociali e alle pratiche artistiche e culturali. Macao non intende essere un altro centro per le arti, ma un nuovo centro per le arti, che reinventi le modalità di produzione e fruizione dell'arte e della cultura. Si pone dunque la necessità di mettere in discussione politiche culturali cittadine e nazionali e scardinare metodologie di gestione delle risorse e degli spazi pubblici e privati, per istituire invece la pratica del bene comune. La lotta che Macao sta perseguendo nasce e si sviluppa attorno alla Torre Garfa, un simbolo fisico degli accumuli di rendita e della speculazione finanziaria, che mette in luce l'impossibilità di distinguere la separazione tra poteri pubblici e privati. Dentro e attorno alla torre si stanno sperimentando forme di democrazia reale,